Daniele Spano, mister dell'Under 15 della Drugstore Vitulano Calcio a 5. Daniele, è una partita difficile, però la tua squadra è sempre stata in vantaggio. Alla fine questo 3-2 quanto vale e quanto sei soddisfatto della prestazione dei ragazzi? Scusate per la voce, ma purtroppo i ragazzi mi hanno fatto urlare. Sono soddisfatissimo perché i nostri ragazzi si sono preparati al massimo contro una squadra veramente che è stata agguerrita già dal primo minuto e comunque ha fatto bene anche in campionato. Infatti loro sono arrivati secondo sopra di noi. Noi comunque ci abbiamo messo tutto, ma i veri protagonisti comunque di questa partita oggi sono i ragazzi. I ragazzi, diciamo che oggi ha vinto chi era più preparato e chi era disposto al sacrificio per questa vittoria qua, per comunque approdare adesso al ritorno lì a Polignano a Mare, perché sarà ancora più dura, ma noi speriamo comunque di farcela e andare in semifinale, in finale scusate. Anche perché conta anche la differenza reti, quindi comunque bisogna stare attenti anche alle marcature, Daniele. Sì, sì, certo, noi comunque in settimana ci lavoreremo anche su questo qua, come abbiamo fatto oggi, e quindi credo di non mollare. I ragazzi comunque meritano loro tutto l'applauso di questa giornata e di questa vittoria. Daniele, quanto possono migliorare ancora? Certo, in una settimana non si può far molto, però adesso che tu conosci bene gli avversari, quanto può dare di più questa squadra rispetto ad oggi? Dobbiamo ancora migliorare, perché non si finisce mai di imparare e di migliorare. Quindi noi, come ripeto, ce la mettiamo tutta e vediamo cosa succede domenica. Da 1 a 10, quanto ci credi alla finale, Daniele? 11. Grazie, Daniele. Grazie a voi.